delle Sabine, la situazione attuale è... Allora, illuminazione solamente a tratti in alcuni punti. Il parco è stato sfalciato, ma non viene irrigato da 2 anni circa. Non c'è la piantumazione è ferma a 3.000 alberi su 15.000. Stiamo sotto attacco continuo notturno. Ci sono delle bande che stanno sfasciando ogni notte tutti i box delle case. Conviene tenerli per strada le macchine. Tutto ciò in un rimpallo continuo tra Porta di Roma SRL e Roma Capitale. Sono l'unico movimento che si è schierato con i cittadini è stato il Movimento 5 Stelle presenti. Ora, detto ciò, continuiamo a stare in questa condizione e il grande imbroglio, il grande inghippo è sempre lo stesso, sono le opere a scomputo. Cioè, prima si fanno i servizi, dopo si costruisce. Continuiamo a fare palazzi in ogni angolo e a non fare servizi. Noi ad oggi siamo senza servizi. Vi chiedo aiuto per costituire qualche movimento anche mediatico forte, perché non ci vede, non ci ascolta, c'è nessuno, non se ne può più. Noi cittadini ci stiamo muovendo, ci stiamo provando in tutti i modi possibili e immaginabili, però abbiamo bisogno di aiuto, che si costruisca qualcosa di più forte che abbia peso. Sul parco delle Sabine mi fermo, sintetico così. Mafia Capitale, io sono un operatore del sociale, lavoro da tanti anni, ho lavorato per tante cooperative, fortunatamente nessuno, cioè almeno l'ultima per cui lavoro, non toccata da tutto questo sfacelo. Fortunatamente c'è tanta cooperazione sana. Proprio a tal proposito, sapete quali sono le uniche cooperative che vengono ad oggi pagate regolarmente da Roma Capitale? Le uniche. 29 giugno e Domus. Le uniche due. Ne posso dire un'altra? Sono le uniche cooperative che stanno continuando a vincere il bando di sì, gara? Continuano. A noi arrivano fogli di partecipazione ai bandi per le iscritte all'albo delle cooperative di tipo B e ci stanno. Sapete quante cooperative sono state commissariate dallo Stato ad oggi? Zero. Quindi io mi chiedo, cioè dove stiamo? L'altro aspetto è, oltre la responsabilità politica enorme, una responsabilità mafiosa evidente a tutti, c'è la macchina amministrativa di questo comune che è terribile, ragazzi, cioè perché comunque la macchina amministrativa rimane al di là del colore politico che può cambiare, ma la macchina amministrativa è terribile, è quella che veramente decide le sorti di questa città, più della politica, tant'è vero che anche se pochi, ma sono stati inquisiti, indagati, arrestati alcuni personaggi nevralgici che hanno gestito fior di quattrini. Grazie. Anna Daniti.